Locri Teatro, un laboratorio teatrale, ma non sapevamo che ci fosse un teatro a Locri. Beh, c'è un teatro, ma soprattutto c'è uno spazio scenico ormai da un po' di tempo gestito da Bernardo Migliaccio Spine. Ah, ok, quindi è una realtà privata, non esiste un teatro propriamente detto a Locri, non ne avete. Abbiamo una struttura istituzionale, sì, che però almeno alla mia persona non è ben conosciuta. Ok, abbiamo capito. Tu sei Vincenzo Muia e insieme a Sì. Bernardo Migliaccio Spina stai facendo questo laboratorio teatrale, questo spazio scenico, come l'hai chiamato, rivolto a chi? Tutti A tutti, assolutamente a tutti. Dai che sa cosa significa popolare. ragazzi di 12 anni fino alla persona anziana che ne ha 75, 80, ha bisogno di esprimersi. Se io volessi iscrivermi a questo corso, cosa mi devo aspettare? Ho letto un volantino in cui si parla di tutto, dalla neuropsico. Dalla programmazione neurolinguistica Ecco, di che alla. cosa si tratta? Io sapevo che quando si fa teatro si va sulla scena e si recita, ma dietro a questo ho capito c'è forse qualcos'altro. Beh, c'è dietro spesso per molti docenti di teatro internazionale c'è la programmazione neurolinguistica. Ogni cosa che tu dici, ogni cosa che tu leggi è legata a un'emozione, a un istinto ben preciso e noi lavoriamo su quello. E tu che cosa fai nella vita? Io nella Perché ti vita. poni in questo progetto? Io mi pongo in questo progetto come insegnante, come persona che offre tutto ciò che negli ultimi 20 anni ho imparato dal teatro. Quindi Quindi hai fatto dalla. teatro per 20 Sì, forse più, anni? Ah, sì. Ho iniziato benissimo. da bambino a Torino, dove sono nato, e poi non ho ancora smesso. Mia madre mi dice che devo smettere, però non ce la faccio. E adesso qual è il pezzo teatrale che ti piace di più? Il Dimmelo. pezzo teatrale che mi piace di più è. Tre uomini Sì, in barca per tacer del bellissimo. cane di Clap Cageron Clap. Sì. Sì, lo conosciamo, è bellissimo, Sì. l'abbiamo visto anche parecchie volte, ma non qui. Quindi Non vi qui. proponiamo eventualmente di fare un pezzo di questo Va bene, io l'ho fatta genere. con È molto l'ultima volta l'ho particolare. fatta con l'anno scorso con la compagnia dell'Accademia Teatrale Europea a Roma, ha avuto un successo internazionale perché poi abbiamo girato con questo spettacolo in Germania e in Spagna. Io volevo chiederti chi sei, ma lo stai dicendo attraverso le tue esperienze. Un'altra cosa, noi nella nostra zona abbiamo questo laboratorio, cosa possiamo tirar fuori da questo laboratorio? Poi un'altra domanda, io le faccio sempre tutte insieme. Il teatro non è soltanto recitare, ma mi sono resa conto, curiosando un po' anche tra i vostri lavori, che è qualcosa che va oltre, quasi una sorta di maieutica, si diceva una volta, si va a estrapolare qualcosa da ognuno di noi e dalle nostre esperienze. Chi viene al corso, chi viene a questo laboratorio, che è bellissimo chiamarlo così perché significa che si sta costruendo, trasformando qualcosa, cosa può trovare dentro di sé attraverso il teatro? È assolutamente un work in progress il teatro, sempre, De deve essere così. Io ho scritto da qualche parte che per me la didattica teatrale non ha mai fine, perché non ha mai fine la potenzialità espressiva dell'essere umano, non c'è fine all'espressività umana. E quindi chi viene a fare un corso di teatro deve aspettarsi di iniziare e non sapere quando finire. Allora, dici cos'altro ci dobbiamo aspettare da questo laboratorio? Bisogna aspettarsi di tutto, di fare tanto movimento, perché per noi, almeno per me e Bernardo, è importante il movimento del corpo, dal quale poi parte una buona tecnica, un buono studio sulla tecnica teatrale. Di imparare a ballare il tango argentino, almeno le prime 10 figure di base, una camminata basica, un boeio, un po' di danza teatro, quindi fare un po' di danza contemporanea, un po' di lavoro di struttura a terra, per cui ci si rimette a posto le ossa perché ha bisogno di rimettere a posto le ossa. Molta espressività, quindi ci sarà molta improvvisazione, la voglia di mettersi in gioco, la voglia di vivere il presente, sono cose che magari non sono usuali, però la voglia di mettersi in gioco, la voglia di vivere il presente sono fondamentali. Dalla Russia, dove ho potuto insegnare la commedia dell'arte, alla Polonia, all'Italia, alla Spagna, all'Algeria, c'è un problema solo. Non si vive più il presente, o si pensa troppo al futuro o si guarda troppo al passato. Allora, godiamoci quest'inverno con questo laboratorio, noi ve lo consigliamo e soprattutto seguiremo il dietro le quinte, il backstage del lavoro che faranno, anche per un po' carpire qualche loro segreto, ma anche per farvi vedere cosa stanno facendo, cosa stanno combinando e perché no partecipare. Arrivederci.